si gioca. 7 giorni di competizione, 6 incontri al giorno, un totale di 42 partite, le abbiamo viste quasi tutte, onestamente alcune non ce la siamo sentita di seguirle, però è stata una scorpacciata di pallacanestro non indifferente, e anche gli ascoltatori, video ascoltatori del GAT, del gruppo Reazione Televisivo, hanno avuto l'opportunità di seguire abbastanza completamente questa manifestazione. La partita viene diretta dagli arbitri Zic polacco e Duvis greco. Le squadre per gli Stati Uniti, ci sono questi 12 giocatori a disposizione dell'allenatore Larry Brown, con il numero 4 Pritchard, con il numero 5 Johnson, con il 6 Payton, con il 7 Thompson, con l'8 Smith, con il 9 Simmons, con il 10 Williams, con l'11 Ogumon, 12 Bricky, 13 Hury, 14 Shintzius e con il 15 Brian Williams. Il numero 10 si chiama Scott Williams. Per quanto riguarda invece la formazione jugoslava, mentre va al tiro Scott Williams e sbaglia, il punteggio ancora di 0-0. Dicevamo, per gli jugoslavi ci sono a disposizione dell'allenatore Pesic i seguenti giocatori: numero 4 Kalpic, il 5 Pavicevic, il 6 Ilic, il 7 Kukoc, l'8 Pekarski, il 9 Alibegovic. Mentre va a canestro, sono i primi due punti della partita, Pavicevic, poi con il numero 10 Georgievic, l'11 Avdic, il 12 Divac, il 13 Dobrash, il 14 Raja ed il 15 Koprivica. Veniamo dunque adesso a seguire la partita, giocati 1 minuto e 2 secondi, 2-0 per la Jugoslavia, un tiro da 3 di Pritchard che va a segno. 3-2 in favore degli Stati Uniti. Quintetto in campo per gli Stati Uniti, abbiamo il numero 4 Pritchard, il numero 7 Thompson, il numero 9 Simmons, il numero 10 Scott Williams, il numero 12 Bricky. Per quanto riguarda invece la Jugoslavia, il quintetto è formato da 5 Pavicevic, il 6 Ilic, il 7 Kukoc, il 12 Divac, il 14 Raja. Palla recuperata in attacco da Scott Williams, dentro per Thompson, fallo di Pavicevic. Il pubblico sembra leggermente favorevole alla formazione jugoslava, ma è ovviamente solo l'inizio. Thompson prova l'entrata, grande tiro, peccato che non vada a segno, ancora rimbalzo per lui, è un saltatore stupefacente questo Thompson. Simmons si appoggia e realizza, 5-4 per gli Stati Uniti. Ilic, vediamo se Larry Brown cerca di piazzare qualche difesa zona, e mi pare proprio di sì, mentre Raja va a segno per contrastare il tiro da fuori di Tony Kukoc, implacabile realizzatore da 3 punti. Scott Williams sbaglia, rimbalzo di Raja, e poi è Kukoc che lascia Pavicevic. Ecco Kukoc che riceve, Ilic potrebbe avere lo spazio per il tiro, preferisce avvicinarsi. Buono il canestro di Ilic e fallo subito dal numero 6 jugoslavo. Questo è un gioco che vale 3 punti, l'avete visto inquadrato, Ilic, Nebojša Ilic, 1,99 m, guardia della Crvena Zvezda, sarebbe a dire della Stella Rossa. Ilic 2+1, sbaglia, ma vale 4 questa volta grazie al tap-in di Divac, altro grande protagonista di questi mondiali, Vlado Divac. Parlavamo con l'allenatore Larry Brown della squadra americana e avremmo parlato volentieri anche con l'arbitro, con l'allenatore jugoslavo Pesic, ma la lingua purtroppo ci blocca nelle nostre manifestazioni per cercare di informarci. Dicevamo, abbiamo parlato con Larry Brown, allenatore americano, il quale ci ha detto che non aveva niente di particolare pronto contro
Toni Kukoč dice è un giocatore che non si può fermare, se si ferma si ferma da solo. Eccolo il tiro da tre, sbaglia stavolta Kukoč e non è abituale per lui sbagliare. Rimbalza ancora per Divac Ilic, 17 il punteggio in favore degli slavi. Ilic da tre e stavolta no. 5 punti per Ilic, 6 di vantaggio per la Jugoslavia. Jugoslavia che ha già incontrato gli Stati Uniti durante questi campionati mondiali nel girone di qualificazione e c'era stata una netta vittoria slava per 110 a 95. Fallo di Ilic su Pritchard. Doppio cambio per gli americani, entrano Payton e Scienzius, escono Pritchard e Williams. I fischi sono per Dwayne Scienzius, lunghissimo giocatore della Florida University che si è reso antipatico al pubblico di casa e anche agli avversari adesso per una schiacciata contro l'Italia che aveva mandato in frantumi un tabellone e poi alcuni suoi atteggiamenti un po' troppo strafottenti nei confronti del pubblico degli avversari. Comunque quando si ha un giocatore di 2 metri e 16, 2 metri e 17 da poter schierare in campo, ovviamente conviene sempre tenere solo buono. Raja ancora segno, 15 a 9 per la Jugoslavia. Difesa individuale per la Jugoslavia, va al tiro Bricky, controllato da Kukoč che avrebbe voluto il pallone. Difesa zona, mi pare proprio che difenda zona la squadra americana. No, è una difesa sempre individuale che si presenta come una difesa zona secondo l'attacco che viene assunto dai giocatori jugoslavi. Rimbalzo di Scienzius, poi Kukoč che intercetta, va in contropiede, cerca un passaggio dietro la schiena per Ilic. Vedete, un giocatore che ha nel repertorio numeri sopraffini, è ancora giovane. Se mi volete passare questo termine, è un po' grezzo, ovviamente sto dicendo un'eresia perché è un giocatore di classe raffinatissima, però è un giocatore su cui si può lavorare ancora molto. Pavicevic non può lanciare subito Kukoč che era già partito in contropiede, affrontato da Payton. Kukoč in palleggio, cerca forse spazio per tirare, poi appoggia su Divac il gancio, canestro. 4 punti per Divac. Vlado Divac, 2 metri 12, centro del Partizan di Belgrado, è nato nel 1968. Il tiro da fuori di Hjuri non va, rimbalzo per Scienzius, sbaglia anche Scienzius e poi è Pavicevic che porta avanti la palla. Pavicevic, Ilic, canestro. C'è una discreta rappresentanza, saranno una ventina di tifosi jugoslavi che fanno un tifo infernale. Thompson sbaglia, fermato, poi la palla è per Kukoč, la sua conclusione sbagliata, tap-in sbagliato, prende ancora il rimbalzo Kukoč che subisce un fallo da Scienzius. Piglia un fallo tecnico Scienzius per non aver voluto alzare la mano dopo il fallo commesso. Time out, dice Larry Brown. Deve essere un giocatore decisamente difficile da tenere a bada, Dwayne Scienzius. Probabilmente la sua rabbia agonistica è superiore a quello che i suoi giocatori nigeriani. A vedere la partita ci sono anche le delegazioni di Taipei, ci sono i brasiliani, ci sono anche i giocatori delle altre squadre, ovviamente i tedeschi, gli italiani, portoricani, che non sono ancora partite, che non sono ancora partite, che non hanno ancora lasciato Bormio, che non sono ancora in Italia.
due tiri liberi per Kukoč, sbaglia il primo e non ha per la verità una gran mano dalla lunetta Kukoč. 6 su 14, vale a dire il 43%, deve lavorare lui. Primo punto per lui, siamo 20-9 in favore della Jugoslavia. Payton. Thompson ancora per Payton. Palla ricevuta da Hury, Payton, Thompson. Payton si libera, può andare in entrata. Sbaglia Payton, non arriva per il rimbalzo Šincić. Prende la palla invece Raja, che poi abbandona il pallone nelle mani più sicure di Pavicevic. Fallo di Payton. Fallo di Payton, ma Pavicevic si era fatto portare dove Payton voleva, cioè dove non c'erano più compagni e non c'erano più sbocchi per l'azione. Kukoč, passaggio fulminante sotto canestro per Ilić. Già 9 punti di Ilić e siamo 20-9 per la Jugoslavia. No, dovremmo essere 22-9. Dovrebbero segnare, ecco, infatti lo fanno anche questo canestro. Hury, Šincić dalla lunetta, sbaglia, rimbalzo raccolto da Simons, canestro e fallo per Simons. In lunetta Lionel Simons della La Salle University. Quattro punti per Simons, 22-11 per la Jugoslavia. Ha effettuato un cambio, mi pare. No, no, niente, nessuno. Ilić sbaglia, rimbalzo di Raja. Palla che viene data a Pavicevic invece che a Kukoč, che era libero per il tiro da tre. Raja. Canestro. Una finta di Raja che fa boccare gli avversari ed è canestro. Scott Williams pronto a rientrare per gli americani. Payton, Šincić sotto canestro. Hury va a segno e subisce anche fallo. Fallo commesso da Tony Kukoč. L'allenatore degli slavi Pešić, Svetislav Pešić, che è stato anche campione d'Europa con il Bosna Sarajevo, allenato da Boša Tanjević. Riprende subito per questo fallo commesso Kukoč. Sbagliano ancora gli Stati Uniti dalla lunetta, non sono per la verità molto precisi. 62% nei tiri liberi, ma non è che vadano molto meglio gli slavi, che sono al 65%. Fallo, fallo su Raja, che andrà in lunetta con due tiri liberi. Dino Raja, 2,7 m centro della Jugoplastica, 14 punti per lui di media partita in questi campionati del mondo. E dalla lunetta solo il 50%. Viene richiamato Simons, in campo va Pritchard. Esce anche Hury e entra in campo il numero 5 Johnson, per cui gioca per la prima volta forse con tre piccoli, con tre guardie piccole, l'allenatore Larry Brown. Sbaglia il primo tiro Raja, seconda opportunità per lui. Sbaglia anche stavolta, rimbalzo per Kevin Pritchard. Payton subito su Johnson, poi è Brian Williams che perde il pallone, lo recupera Divac. Pavicevic. Divac smista ancora verso il playmaker, molto aggressiva, vedete la difesa dei giocatori americani che riescono a recuperare il pallone. Kukoč in difesa, fa il portiere e riesce a recuperare la palla, anche se lui a calcio giocava all'ala sinistra. Kukoč che non forza mai un tiro, tira solo se è sicuro di poterlo fare. Pavicevic sbaglia, rimbalzo per Divac, malmenato da Gary Payton, e fallo di Payton.
Secondo fallo anche per Payton, 1 più 1 per... No, due tiri per Divas. 11 punti di vantaggio per la Jugoslavia, 24-13 per questa finale del terzo campionato del mondo di pallacanestro maschile junior qui al Pentagono di Bormio in Valtellina, in Alta Valtellina. Un tiro solo per Divac. Un'edizione questa dei mondiali che vi è stata fornita a casa vostra direttamente dal GAT, il gruppo Aiazzone Televisivo. Kukoc, fallo, sfondamento di Divac. Entra Pekarski al punto di Divac. Ok, già il terzo fallo. E questo è sicuramente un problema per gli slavi. Anche se Pekarski è un ala forte che gioca molto, bene, non è un campione ma è un eccellente gregario. Uno di quelli che sta in campo si fa sentire e non fa rimpiangere eccessivamente i titolari. Al tiro da fuori gli Stati Uniti sono proprio scarsi. Pavicevic. Kukoc. Stoppato da Scott Williams, va poi per riprendere la palla Kukoc, che è ben controllato dalla difesa americana. 25-13, pronto ad entrare in campo Dobraš, il numero 13 degli Stati Uniti. Raja riesce a tenere il pallone in campo, Pavicevic spinge inutilmente il contropiede. Ilic va al tiro da tre, infila Ilic. 12 punti di Ilic, grande partita per lui, grande partita per Ilic, poco più di 12 punti di media partita per Ilic in questi mondiali e 12 punti già segnati in 10 minuti e 38 secondi. Cambio nella Jugoslavia, escono Ilic e Pavicevic, sono entrati Dobraš e Georgievic. Pritchard per Simmons, buon tiro di Simmons che arriva a 6 punti nel suo tabellino delle realizzazioni. Pavicevic, Dobraš, 28-15 il punteggio. Kukoc difende su di lui Johnson, fallo di Simmons su Raja. E il secondo fallo per Simmons, 8 ne ha commessi la Jugoslavia, 7 solamente ne hanno commessi gli Stati Uniti, questo significa che dal prossimo fallo in avanti anche per gli Stati Uniti ci sarà sempre la situazione di 1 più 1, vale a dire giocatori in lunetta. Esce dal campo con la palla Scott Williams, cioè per la verità pesta la linea laterale e dunque la rimessa in gioco viene affidata ancora alla Jugoslavia con Georgievic. Dobraš, Georgievic, fallo, fallo di Johnson e va in lunetta per l'1 più 1. Georgievic, 9 su 14 nei tiri liberi, il 64%. Adesso abbiamo sentito anche come si pronuncia esattamente il suo nome, Georgievic. E lo abbiamo sentito dal coro intonato dei tifosi jugoslavi, per cui cercheremo di ricordarcelo e di chiamarlo nella maniera più giusta, Georgievic. Ancora un tiro libero. 28-15, sempre fermo il punteggio. Georgievic fa il primo punto della sua partita, siamo 29-15. Da quando gli slavi hanno preso 10 punti di vantaggio, gli Stati Uniti non sono più riusciti a riavvicinarsi al di sotto di questa differenza fra le due squadre. Lavora bene anche in difesa Kukoc, avete visto 3 o 4 buoni anticipi, palloni recuperati. Pritchard per Scott Williams,
ancora Divas, Kukoc, giocatore dalle mani velocissime. 10 secondi per l'attacco degli Stati Uniti. Pritchard. Va al tiro cercando forse il fallo. Pritchard riesce comunque a fare due punti preziosi e due punti voluti fino in fondo. Dobras, Kukoc da tre. Niente, non è serata. Non è serata, è un ragazzo, capita anche a lui di sbagliare qualche tiro. Pritchard per Scott Williams. Sfondamento di Scott Williams. Come no? Questi sono i due reprobi della panchina statunitense, vale a dire Gary Payton e Dwayne Scientius. Payton il nero, Scientius il bianco. Bricchio ritorna in campo per gli Stati Uniti, è uscito Scott Williams, il giocatore più alto adesso in campo per gli americani, e Johnson, che crediamo sia poco più di 2 metri. Kukoc per Raja. Sbaglia Raja, rimbalzo di Simmons. Comunque sono dei grandi saltatori questi atleti di colore degli americani, e non fanno accusare eccessivamente la differenza di statura contro i loro avversari, come avete visto in questo caso con Bricky che va a canestro. 29 Jugoslavia, 19 Stati Uniti. C'è un time out chiesto dall'allenatore slavo Pesic. La Jugoslavia è l'unica squadra imbattuta di questi campionati mondiali, finora gli unici a non avere mai accusato una battuta d'arresto. Una sconfitta invece per gli Stati Uniti proprio contro la Jugoslavia nel girone di qualificazione. Dopo la partita di cui vi parliamo, quella con la Jugoslavia, si tratta poi di 2 o 3 giorni fa, mica tanto di più, avevamo incontrato in un pub qui a Bormio alcuni giocatori americani, Payton, Thompson, stessi Ogmon, e loro ci avevano detto di non essere particolarmente depressi per la sconfitta, perché erano sicuri che avrebbero rincontrato di nuovo gli Stati Uniti, la Jugoslavia, ed infatti ecco verificatasi la profezia, anche se gli Stati Uniti hanno sofferto mica male in semifinale contro l'Italia. Georgievic per Dobras in entrata, buon pallone per Divac che è ritornato e si fa subito sentire. 7 punti per lui, ha preso un po' di riposo mi pare Raja. Johnson canestro. Ci sono tifosi americani e tifosi jugoslavi, cioè tifosi per gli Stati Uniti e tifosi per la Jugoslavia qua. Sbaglia completamente Divac. Palla recuperata da Bricky, appoggiata poi su Pritchard che è il playmaker. Pritchard, Bricky, difesa zona degli jugoslavi. 10 secondi, no, 15 secondi per andare al tiro. Si alza e tira Bricky, canestro. La recupera qualcosina la formazione americana, che per la prima volta si porta a meno 10, 31 a 23. 6 minuti alla fine del tempo. Da 3, Dobras, non va. Rimbalzo catturato da Johnson. Pritchard, canestro. Buon canestro, da meritare gli applausi. 7 punti per Pritchard. Siamo 31 a 25 per la Jugoslavia. Avdic. Dobras. Ancora Divac. Georgievic. Ah, si palleggia sui piedi Pekarski. Contropiede per gli Stati Uniti. Simmons subisce fallo. Fallo di Georgievic. 2
due tiri liberi. E i playmaker sono sempre i più cattivi, sono quelli che rimproverano in continuazione i loro compagni di squadra. Una rivincita forse dei giocatori più piccoli contro i gigantoni che svettano sotto canestro. In lunetta Simmons, in fila al primo tiro libero. E abbiamo già detto di Lionel Simmons della La Salle University, il migliore realizzatore anche degli americani con 15 punti e 3 a partita in questi mondiali. E già ha fatto 8 punti anche nell'incontro che sta disputando qui di finale, 31-27. Da un po' sono all'asciutto i cannonieri jugoslavi. Palla buttata via da Avdic. Time out chiamato dalla Jugoslavia. Svetislav Pesic richiama a muso duro i suoi giocatori e sicuramente effettuerà qualche cambio. Eccolo lì. Non capiamo lo jugoslavo, ma questa manifestazione. Dall'inizio, per la verità. Ed è stato uno di quelli che hanno voluto far sì che questa manifestazione si potesse svolgere. 31-27 e mancano solo 5 minuti alla conclusione del tempo. Gary Payton, eccellente playmaker, mani rapidissime, una buonissima visione di gioco, peccato che non abbia tiro da fuori, peccato veramente per lui. Questo gli preclude di sicuro una carriera ad alto livello. Simmons sbaglia per il rimbalzo, la vince ancora Simmons. E la partita è completamente riaperta, 31-29. Eravamo 22-9 in favore della Jugoslavia, pensate un po'. Dobrash per Djordjevic, Avdic che non è un campione. Dobrash si avvicina e segna. Con i primi 2 punti per Dobrash, siamo 33-29, mancano 4 minuti alla fine del tempo. Payton, ancora su Simmons. Fallo fischiato a Pekarski, credo. No, fallo di Djordjevic. Escono Pekarski, che non ha dato molto questa sera, e Avdic. Entrano Ilic e Raja. Non va Simmons dalla lunetta, 64% di realizzazione per lui nei tiri liberi. 3 su 4 stasera, 11 punti già per Simmons. 33-30, un canestro pesante divide ormai le due squadre. Fallo di Scott Williams su Radic. Va in lunetta per 2 tiri liberi. Per Divac, scusate, va in lunetta per 2 tiri liberi, ma è come del resto quasi tutti i giovani lunghi qui ai mondiali, piuttosto scadente. Dalla lunetta Divac ha un 53%, però infila il primo tiro. E può approfittare anche del secondo tiro. 9 punti per lui, 35-30 per la Jugoslavia. 3 minuti e mezzo alla conclusione del tempo. Quello con la maglietta celeste che grida è Pesic, allenatore degli jugoslavi. Gary Payton. Ronnie Hury, 3 punti. 35-33 per la Jugoslavia. Prova il tiro da 3 la Jugoslavia, sbaglia, rimbalzo per Bricky, poi questo è Simmons, Bricky, canestro del pareggio. Parità, 35-35 a meno di 3 minuti dalla chiusura del primo tempo. Torna in campo
Toni Kukoč alla prima occasione ritornerà sul terreno di gioco. Radi, Divac, Ilic, forza troppo, rimbalzo conquistato dalla squadra jugoslava. Larry Brown, allenatore degli Stati Uniti, chiama un minuto di sospensione. Ci sarà un cambio comunque dopo questa sospensione chiesta dagli americani. Infatti ritornerà in campo di sicuro Toni Kukoč al posto di Ilic, se non ho visto male, per gli slavi, o al posto di Dobrash, vediamo. Mentre ha annunciato un cambio anche la formazione americana. Si stanno concludendo dunque questi mondiali di bordo, ormai mancano 22 minuti e mezzo, si sono viste moltissime partite, si sono visti alcuni giocatori decisamente forti, superiori alla media. Abbiamo visto il talento che ancora non ha mostrato nella finale di Toni Kukoč, abbiamo visto un eccellente Divac per quanto riguarda la squadra jugoslava. Parliamo ovviamente di giocatori ad un livello superiore agli altri. Abbiamo visto uno straordinario saltatore nel numero 7 americano, Thompson. Buonissime le prestazioni globalmente, non parliamo di una partita sola, di Nicolai Gentile Rusconi a questi mondiali per l'Italia. E poi altre individualità come il sovietico Melechenko, il portoricano Munoz, va a segno nel frattempo Djordjevic, il portoricano Munoz, dicevamo, il sovietico Melechenko e il brasiliano Adriano. Ancora vantaggio per gli jugoslavi, pareggia subito Johnson, 37 pari, 2 minuti alla fine del tempo. Non riescono a muoversi con la stessa disinvoltura in attacco con cui erano abituati gli slavi. Anticipo netto di Thompson, Payton, canestro di Payton che sfonda, ma è vantaggio comunque per la formazione americana. Buono il canestro. Proteste dei giocatori e degli allenatori americani per il fallo commesso, fischiato a Payton, che comunque dà il vantaggio alla formazione statunitense. 39-37, 2 tiri liberi per gli avversari. Ritorna Scott Williams in campo per gli Stati Uniti al posto di Simmons, mentre Pritchard ha preso il posto di Payton. Preziosi questi 2 tiri liberi per gli slavi, non va al primo, c'è il tap-in che non riesce a Divac, la palla recuperata poi da Scott Williams. Avete visto il recupero della formazione statunitense. Pritchard gioca ancora su Johnson, Johnson al tiro, completamente fuori equilibrio. Ilic per Djordjevic da 3, canestro. Ci vuole coraggio, ma ci vuole anche ovviamente della qualità, del talento per fare questa cosa. Vantaggio la Jugoslavia, 40-39. Johnson per Pritchard. Scott Williams in contatto tra lui e Divac, poi la rimessa laterale affidata agli Stati Uniti. Non controlla il pallone Kukoč. Pritchard, finta al passaggio su Jurij, poi appoggia Thompson, ancora Pritchard che vorrà andare in conclusione e va infatti a segnare. Partito in palleggio, ha trovato il buco aperto nella difesa degli jugoslavi, 40 Jugoslavia, 41 Stati Uniti. Partita sicuramente più equilibrata di quanto non sia stata nel primo incontro. Pekarski in campo per Divac,
Brian Williams, no, bisogna effettuare il cambio ovviamente. Brian Williams al posto di Scott Williams. Kukoč per la rimessa in gioco su Djordjevic. Cerca spazio Kukoč. Vorranno andare evidentemente all'ultimo tiro, allo scadere del tempo, gli jugoslavi. Ilic, Djordjevic da tre, non va, a rimbalzo per Johnson. Thompson, l'entrata e il canestro di Thompson proprio mentre si chiude il tempo che gli Stati Uniti chiudono in vantaggio 43-40. Bellissima finale, la partita della finalissima di questa terza edizione dei campionati del mondo tra Stati Uniti e Jugoslavia. Dopo i primi 20 minuti 43-40 in favore degli Stati Uniti, dopo che gli jugoslavi avevano avuto anche 13-14 punti di vantaggio. Quintetto in campo, nella ripresa gli Stati Uniti hanno Pritchard, Thompson, Jury, Simmons e Scientius. Per quanto riguarda invece la squadra jugoslava ci sono con il numero 7 Kukoč, con il numero 6 Ilic, con il 5 Pavicevic e poi i due fortissimi pivot, Raja 14, Divac 12. Gli arbitri, come sempre, quelli non cambiano mai, sono il greco Duvis e quello che avete visto inquadrato, il polacco Zik, che ha consegnato la palla al giocatore slavo per la rimessa laterale. Tre punti da recuperare per la Jugoslavia, o se preferite tre punti di vantaggio per gli Stati Uniti. Ilic contro Thompson, va al tiro come sua abitudine appoggiando al tabellone, non gli riesce molto bene, però il pallone finisce ugualmente nelle mani di un suo compagno di squadra, Dino Raja, e sono due punti in apertura di ripresa per la Jugoslavia. Simons, non si aspettava certo il passaggio a Scientius. Ilic fermato, Kukoč non può controllare la palla, ancora Raja, viene servito decisamente male Kukoč. Fallo di Pritchard, vorrebbe un fallo intenzionale Ilic. Nebojša Ilic, come vi abbiamo già detto, della Crvena Zvezda. Arriva comunque al terzo fallo Kevin Pritchard, playmaker americano. Pavicevic contro Divac, poi ancora Pavicevic, dietro il blocco di Kukoč, rimbalzo d'attacco per lo stesso Kukoč, sensazionale assist per Divac sul quale deve commettere fallo, mi pare, Scientius, vediamo. No, il fallo è fischiato al numero 9 Simmons. Esce adesso Pritchard ed entra in campo Smith, fa il suo ingresso in questa partita Smith, il numero 8 americano. Vedremo chi farà adesso il playmaker, che è un ruolo di solito affidato dall'allenatore americano Larry Brown o a Payton, il numero 6, o a Pritchard, il numero 5. Ed è proprio Smith che fa il playmaker, si riportano in vantaggio gli jugoslavi 44-43. Jury con un tiro dalla lunga distanza che non va a segno, la palla finisce allo stesso giocatore che va più vicino, non sbaglio. Può rivelarsi entusiasmante questa finalissima fra Stati Uniti e Jugoslavia. Gli Stati Uniti hanno vinto le precedenti due edizioni dei campionati mondiali juniores e vogliono ovviamente ripetersi per dimostrare di essere la nazione cestisticamente più avanzata del mondo. Rimbalzo di Scientius, Smith, Simmons, passi, doppio palleggio. Kukoč per la rimessa laterale, non viene messo in condizione di giocare a Kukoč. Buona sicuramente la difesa individuale dei giocatori americani, ma lui proprio riceve dei palloni ingiocabili. Ilic, grida Ilic dopo aver tirato, probabilmente ha subito un contatto da un avversario. Thompson per Scientius che si gira, tira in fila.
e siamo ancora a più 3 per gli americani, 47-44, giocati 2:35 nel secondo tempo. L'entrata di Pavicevic e il fallo commesso, vediamo da chi, da Scenzius. Terzo fallo già per lui, 4 falli commessi dagli Stati Uniti nella ripresa, nessuno finora dalla Jugoslavia. Avete visto Scenzius di spalle, Pavicevic che sembra un pulcinetto con questi capelli, va in lunetta per 2 tiri liberi. Infila il primo, 63% la sua percentuale dalla lunetta, infila anche il secondo. 47 Stati Uniti, 46 Jugoslavia. Smith dentro a Scenzius. Fallo, fallo su di lui commesso da Ilic. Esce Simmons, rientra Johnson per gli Stati Uniti. Larry Johnson, 1,98 m circa, dalla Skyline High School alla Southern Methodist University. Dwayne Scenzius che si rivela elemento prezioso anche se poco amato dal pubblico. Rimessa americana, giusto. Thompson che è rapidissimo, agilissimo, è riuscito a contrastare questo rimbalzo al difensore jugoslavo e a guadagnare la palla. Smith sbaglia, vediamo chi finisce per ultimo con la palla in mano, la Jugoslavia, ma nessuno è stato più forte di un altro nel recuperare il pallone, c'è stata semplicemente una rimessa laterale affidata ai giocatori in maglia azzurra. Plavi, che vuol dire poi appunto azzurro in jugoslavo. Va a canestro Raja e pareggia il conto, 48-48, giocati 3 minuti e 20, partita decisamente piacevole anche se il livello tecnico non è eccelso, però cercate anche di capire, questi ragazzi giocano la loro 7ª partita in 8 giorni e sono alla finale di un campionato mondiale. Pavicevic, colpo di fortuna da parte di Pavicevic che non sapeva più cosa fare. 50-48 per la Jugoslavia. Smith su Thompson, ancora Juri, anticipato però il suo passaggio da Ilic. Fallo di Juri su Ilic che chiede un fallo intenzionale, il greco Duvis, l'arbitro della partita, va a dire a Juri una prossima volta di stare più tranquillo. Anche Pesic, allenatore jugoslavo, dice ma questo qui è andato per tirargli una sberla. L'arbitro Duvis dice c'ero lì io a vedere, lui è andato per cercare di stoppare la palla. Ha visto Larry Brown che questo suo playmaker non dava quello che da lui si attendeva, rimanda in campo Garrett Payton, toglie anche Scenzius per mandare sul terreno di gioco Scott Williams. Due punti Ilic ed è più 4 per la Jugoslavia, 48 Stati Uniti, 52 Jugoslavia. Payton, buonissimo canestro. Quattro minuti e mezzo trascorso, vedete l'atteggiamento difensivo di Payton, guarda negli occhi l'avversario, ma deve tenere sempre sotto controllo anche la palla, posizione difensiva col sedere molto basso, braccia basse. Fermato il tiro di Raja, piglia la palla Ilic, e poi va a beccarsi un'altra stoppata, Kukoc. Primo canestro di Tony Kukoc, un canestro importante comunque, perché consente agli jugoslavi di avere ancora 4 punti di vantaggio, 54-50. Giocati 5 minuti nel secondo tempo, Gary Payton per Scott Williams. Una legnata, palla recuperata da Ilic. Ilic attento da dietro, riceve
Divac che però subisce un fallo da Scott Williams, terzo fallo anche quello di Scott Williams. Ilic viene avvicendato da Dobrash. Rimessa laterale per la formazione americana che non può avere in campo sei giocatori. Esce adesso Johnson, quintetto americano con Payton, Williams, Pritchard, Simmons e Bricky. Pavicevic appoggia su Divac, su Raja, infrazione di passo. Ancora un cambio per gli americani, vediamo chi esce. Johnson vuole entrare in campo a tutti i costi, e Scott Williams che esce dal campo, no. Sì, Scott Williams esce. Gary Payton. Palla dentro per Simmons, sbaglia. Rimbalzo per Tony Kukoc che si dà da fare alla lotta per i rimbalzi. Pallone recuperato da Gary Payton. Fallo, niente canestro, no, semplicemente un fallo per Raja. Due tiri liberi avrà poi dalla lunetta, è chiaro, Johnson. Anzi, neanche tiri liberi, è vero, perché non ha esaurito il bonus la Jugoslavia e neppure gli Stati Uniti. Bricky sbaglia, Divac controlla e subisce palla dallo stesso Divac. Non uno più uno. Rimessa laterale, è solamente adesso il settimo fallo per gli statunitensi, per cui rimessa laterale semplice per la Jugoslavia. Pavicevic. Ancora su Dobrash, sembra preferisca giocare ad un ritmo basso la partita la Jugoslavia. Raja. 12 punti al suo attivo. Richard che deve controllare un pallone non semplicissimo. Simmons ancora per Payton. Giocatore che vuole sempre controllare la situazione. Palla per gli jugoslavi, la deviazione di Kukoc è finita proprio addosso a Bricky, che poi non ha più capito niente, ha guardato il pallone uscire dal campo e consegna dunque agli avversari la sfera. Kukoc che fa un gran movimento senza palla. Dobrash. Kukoc va al tiro da tre e va. Si alza stavolta la manina santa di Tony Kukoc, ha un po' di spazio ed infila subito. Riprende 9 punti la Jugoslavia dopo 7 minuti della ripresa. Ancora Kukoc che recupera la palla, 59-50 per gli slavi. Pavicevic prova da tre, sbaglia. Rimbalzo di Raja che poi esce in palleggio per non commettere infrazione di passi. Ancora Pavicevic che manovra. Dobrash per Divac. 4-4, cerca di avvicinarsi al canestro Divac che poi dà la palla fuori a Pavicevic. Ancora Divac. Si gira e sbaglia la conclusione Divac. Pritchard. Johnson, fallo di Raja. Solo il suo secondo fallo. A terra Johnson, Larry Johnson. Viene aiutato a rialzarsi, ma non c'è tiri liberi per gli jugoslavi, non ci sono, meglio dire, tiri liberi, solo un altro d'Italia. E chi sarà la prima e la seconda? Lo vedremo tra poco. 12-21 alla conclusione, 59-50. Payton, Yuri, buona finta in area, perché non tiri tu?
Comunque due punti lo stesso per gli americani con Johnson. E Dobrash a fare il playmaker. No, non c'è inflessione di passo. No. 4 punti per Dobrash in totale. Più 9 ancora per gli slavi, 61-52. Payton prova l'entrata, scarica poi su compagni disattenti, la palla finisce sul fondo. Pavicevic. Ora Pavicevic per Dobrash. Non deve forzare il tiro Dobrash. Sfondamento inutile, ha ragione di lamentarsi Kukoc, che gira come uno stesso e non vede mai il pallone. Sfondamento di Dobrash che ha spinto via con una gomitata il buon blocco difensivo di Pritchard. Payton, giocatore che sa sempre dove la palla, non ha bisogno di guardare quando palleggia. Simmons sbaglia, rimbalzo recuperato da Pavicevic. Poi ancora Kukoc che lascia sempre a Pavicevic. Difesa individuale sempre per la formazione americana. Ha paura evidentemente del tiro da fuori di Kukoc. Dice a Divac, piazzami un blocco, va al tiro Kukoc. E infine. Da 12 punti di vantaggio alla Jugoslavia, Toni Kukoc. Vedete la disinvoltura di tiro di questo ragazzo, è stupefacente. Possiamo dire che solo Bob Morse forse tira, abbiamo visto tirare con questa semplicità, questa naturalezza, questa eleganza. Lo stesso grandissimo Oscar ha qualcosa un po' più di meccanico nell'esecuzione del suo tiro. 64-54. 10 minuti e mezzo alla fine della partita. In lunetta Johnson, che sbaglia ancora il tiro libero supplementare, 8 punti in totale per lui. Georgievich che è rientrato. Blocco di Raja. Eccolo Dino Raja dentro per Divac. Canestro. Quindici punti anche per Divac. Sembrano faticare gli Stati Uniti per mantenere le distanze con questi giocatori jugoslavi. Comunque hanno 10 punti di ritardo e mancano ancora 9 minuti e 40 alla fine. Può darsi, come sono riusciti nel primo tempo a rimediare alla situazione, che ce la facciano anche adesso. Kukoc per Dobrash che sbaglia. Raja, troppo forti i rimbalzisti jugoslavi. No, stavolta proprio no, infrazione di passo. Fischiata Raja, stavolta proprio no. Duvis, questa non me la dovevi fare. 66-56. Ritorna in campo Dwayne Scientius per gli Stati Uniti. Esce Johnson. Richard. Pallone che trova in qualche modo, non si sa bene come, Thompson che ha solamente segnato 2 punti in questa partita, ha una media di 14 punti e mezzo a partita ed era stato probabilmente l'elemento determinante nella semifinale contro l'Italia. Ma vedete come si cambia da partita a partita, da avversario a avversario, e soprattutto questa è una verità assoluta di cui bisogna tenere sempre conto nei tornei juniores. Non c'è mai un rendimento costante o in crescendo, c'è sempre un rendimento altalenante, un giorno va bene uno, un giorno va bene l'altro. E da questo punto di vista bisogna dire che la squadra
meno, più infrangibile, diciamo così, meno, più inattaccabile è stata proprio la Jugoslavia. Kukoc di sicuro non tira, se non è messo come dice lui non tira, non fa come Georgievic che spara tiri da 8 metri. Pallone per Šencius, poi Pritchard, prova da tre Pritchard, fa bene, fa bene. Ah, 2 punti, aveva evidentemente il piede sulla linea dei 3 punti. Fallo in attacco per Georgievic, il terzo fallo, 7 falli per la Jugoslavia, 7 falli per gli Stati Uniti. Larry Brown, l'allenatore americano, dà suggerimenti ai suoi giocatori. La rimessa laterale che va effettuata proprio dove si accavalla la linea di metà campo. 66-58. Thompson a zona la Jugoslavia. Fallo in attacco di, vediamo, fallo no, fallo in difesa forse. Šencius è troppo nervoso, troppo nervoso. Doppio fallo per Raja e Šencius. E quello che riescono a guadagnare è un fallo ciascuno, peggiorando così la situazione per le loro squadre. Palla 2, sarà il polacco Zik ad alzare. 14-14, doppio fallo. Non riesce a controllare, mi è sembrato, a Simmons, infatti. Rimessa laterale per la Jugoslavia. Con Georgievic in palleggio. Kukoc. Arriva a ricevere palla Dobrash. Divac al tiro, canestro. È un buon giocatore questo Divac. Non bisogna dimenticare che Kukoc, Georgievic, Divac e Raja sono 4 giocatori che fanno già parte della nazionale maggiore della Jugoslavia. Non riesce a recuperare la palla stavolta Divac per gli Stati Uniti, esce Simmons, ritorna in campo Scott Williams, per cui hanno sicuramente una maggiore esperienza a livello internazionale i giocatori jugoslavi. 10 punti di vantaggio, 68-58, 7 minuti e 35 alla conclusione. Juri che va a canestro, 9 punti finora per lui, siamo 68-60. Dobrash, riceve Tony Kukoc, finta il tiro da 3, poi appoggia su Pavicevic, buono, buono. Buono il canestro di Divac, anche se la palla non è entrata, già 19 punti per Divac. In parabola discendente l'intervento di Šencius, che esce spraitando dal campo, esce anche Pritchard. Ritornano in campo Payton e Scott Williams. Allora rientrano Payton e Johnson, Scott Williams era già in campo da qualche minuto. Juri prova il tiro da fuori, sbaglia, rimbalzo preso da Johnson, sono rapidissimi al rimbalzo i giocatori americani. Passaggio intercettato da Divac, che poi non può star lì a palleggiare, ma no, Kukoc per fortuna recupera la palla. Divac oltre la metà campo, aspetta per il palleggio Georgievic. 70-60 per gli slavi. Kukoc, Divac, la palla per Dobrash, dentro per Raja, fallo di Scott Williams. Come no. Scott Williams, atleta della North Carolina University, arriva così al quarto fallo e c'è un minuto di sospensione chiesto da Larry Brown. 6 minuti e 30 alla conclusione, ecco la panchina americana, il cerchio magico che si compone ogni volta che c'è un minuto di sospensione, per ascoltare i suggerimenti dell'allenatore. Un po' più zingari invece anche nel
time out gli jugoslavi, vedete qualcuno è vicino all'allenatore, qualcuno si preoccupa più di bere, qualcun altro invece si disinteressa completamente di quello che dice Pesic durante questi minuti di sospensione, ma poi bisogna fare i conti con il terribile Stanislav Pesic, allenatore jugoslavo. 70-60, 6 minuti e mezzo tondi tondi alla chiusura di questa terza edizione del campionato del mondo di pallacanestro maschile juniores da Bormio, dal Pentagono di Bormio, trasmesso, diffuso in esclusiva dal GAT, il gruppo di azione televisivo. Uno più uno per Raja. Va il primo tiro e se va anche il secondo diventa veramente dura per gli americani. Onesto. Sono 14 punti anche per Raja in questa partita. Scott Williams, Johnson perde la palla. Georgievich, Georgievich. Buona conclusione, bravissimo Georgievich. Più 14 gli slavi. E mancano solo 6-10 alla chiusura. C'è il tempo per recuperare, ma diventa difficile anche perché questo sembra un break favorevole agli slavi. Rimbalzo in difesa di Kukoc che poi gioca su Georgievich. Aveva sbagliato la conclusione Thompson. Azioni al limite dei 30 secondi per gli jugoslavi, Georgievich su Kukoc. Muoviti, gli dice Kukoc a Georgievich. È lui che va in palleggio, palla per Divac che cerca di avvicinarsi a canestro, si gira con un sottomano, va a segno, grande talento anche Divac. 76-60. E se non c'è un miracolo da parte degli Stati Uniti con un canestro da tre di Scott Williams che cerca di ridurre le distanze, ovviamente il discorso è già finito, gli jugoslavi diventano campioni del mondo. Ma stiamo a vedere, mancano 5 minuti e qualche secondo. Georgievich, Kukoc prova l'entrata, palla per Raja, canestro. Mani preziose, mani d'oro, fatate queste di Toni Kukoc. Kukoc e Raja sono compagni di squadra, infatti giocano entrambi nella Jugoplastica. Parlando con Larry Brown gli abbiamo chiesto che cosa pensasse di questo Toni Kukoc e lui con tutta semplicità, l'allenatore degli americani, ha detto che è il giocatore più forte a livello giovanile che lui abbia mai visto nella sua vita in tutto il mondo, ed è un complimento mica da poco. Alla seconda domanda, cioè se pensa che qualche università americana possa iscrivere nel proprio roster fra i propri giocatori Toni Kukoc, ci ha detto che è un tesoro nazionale e che gli jugoslavi se ne guarderanno bene dal liberarsene, soprattutto in vista dei prossimi delle prossime Olimpiadi. Georgievich, dai la palla a Kukoc, non tira neanche lui. Georgievich al tiro da tre, canestro. Scherzano ormai i giocatori jugoslavi che hanno 18 punti di vantaggio, 81-63, 4 minuti alla fine. Kevin Pritchard ha orgoglio questo ragazzo, ma non basta ovviamente. Dobrash sbaglia, rimbalzo per Pritchard. Non deve però giocare così alla Garibaldi, alla Jugoslavia, perché se ti vanno dentro due tiri da tre sei rovinato. Dobrash per Raja, intenzionale di Thompson. Due tiri liberi per Raja e rimessa laterale. Avete visto, perlomeno noi abbiamo visto chiaramente dalla nostra postazione, speriamo che anche la telecamera sia riuscita ad inquadrare dalla giusta angolatura questo intervento di Thompson. Ha tenuto proprio da dietro volontariamente il braccio di Raja che stava partendo per concludere in gancio. Due tiri liberi per Raja, fallo intenzionale e rimessa laterale poi per gli jugoslavi. Niente da fare per gli americani. Due tiri,
Ma è il primo. Grande prestazione questa sera dei due centri jugoslavi, Divac e Raja. 3 minuti e 32 alla conclusione, c'è chi comincia ad abbandonare il palazzetto dello sport avendo già capito come finisce la storia. 18 punti di vantaggio, 83-65 per gli jugoslavi. Fallo commesso da Payton. Quarto fallo anche per Payton, dunque 1 più 1 in lunetta. E Georgievic che può andare in lunetta. Esce Payton assieme a Hury per gli Stati Uniti, entrano Smith e Stacey Ogmund. 1 più 1, sbaglia stavolta il primo tiro Georgievic, veloci gli statunitensi in attacco. Ogmund, Smith, ancora su Johnson, canestro e fallo. Ma detto onestamente, non crediamo che gli Stati Uniti riescano neppure ad arrivare a quota 83, cioè a quanto si trovano adesso gli jugoslavi, che per perdere non dovrebbero proprio più segnare e prendere in 3 minuti e 17 un parziale di 16 punti. Johnson alla canestra, 11 punti per lui, pressing, Kukoc è libero, gioca su Dobrash, e sbaglia però il passaggio verso Divac. Pritchard da canestro, tenta un pressing adesso a tutto campo la squadra americana, raddoppio sui portatori di palla, gli jugoslavi devono manovrare tranquillamente al limite dei 30 secondi, non devono fare altro per diventare campioni del mondo juniores. Kukoc, Georgievic, Raja, buono il canestro. Sono 20 punti anche per Raja, 85-70 in favore della Jugoslavia. Solo 2 minuti e 35 secondi alla chiusura della partita. Smith su Scott Williams, fermato, rimbalzo di Ogmund che poi sbaglia. Palla per chi la prende primo. Vediamo, sono gli Stati Uniti, sono gli jugoslavi dopo questa. Passi. A me sembrava proprio un'infrazione di passi. Passi, rimessa laterale, giusto. Canestro non valido, è giusto così. La rimessa laterale per la squadra americana che tenta disperatamente di riaprire una situazione che però è ormai tragica. Sbaglia la schiacciata Williams. A canestro Ogmund, 2 punti, la soddisfazione di scrivere il proprio nome tra i protagonisti di questa partita, ma niente di più. 1.55 alla fine, 85 Jugoslavia, 72 Stati Uniti. Georgievic fa girare la palla, Georgievic va poi in entrata, si libera del pallone su Raja. Sbaglia Raja, prende il rimbalzo, prende una stoppata, prende ancora il rimbalzo, sbaglia di nuovo. Pritchard, fallo di Georgievic per il 10 jugoslavo, si tratta del quarto fallo. 1 più 1 per Kevin Pritchard. Cinque punti e mezzo di media partita per Kevin Pritchard nei mondiali, 15 stasera e finora il migliore realizzatore della partita. Vedete inquadrato nell'angolo alto a destra del vostro televisore, a sinistra del televisore, a destra di voi che guardate, il punteggio di questa partita, 85-72 e 1 minuto e 24 alla conclusione. Siamo passati con una sventagliata dalla panchina americana a quella jugoslava, dove si respira già
soddisfazione per questo primo titolo mondiale, anche se a livello juniores. Al termine della manifestazione ci sarà, è ovvio, come sempre, la premiazione. Campionati mondiali che erano iniziati un po' in sordina per la frana che aveva travolto, dopo il nubifragio, ancora il povero e sfortunato paese di Sant'Antonio, Morignone. La frana è caduta proprio il giorno prima dell'inizio dei mondiali. Crediamo che alla fine abbia ragione chi ha pensato di voler portare a compimento questa manifestazione, anche se ovviamente non si deve dimenticare, soprattutto adesso che si va via dalla Valtellina, che qui c'è ancora moltissimo da fare, che la situazione non è certamente risolta. Fa girare la palla alla Jugoslavia senza troppi problemi. 5 secondi per andare al tiro, Georgievic vorrà tirare lui in entrata, sbaglia, la palla si ferma proprio sull'anello. 85-74 per la Jugoslavia, prova il tiro da tre, non va, Smith, rimbalzo di Ormond, poi tira, sbaglia Brian Williams, è entrato anche Pavicevic, Pavicevic gira al largo, non va in soluzione rapida la Jugoslavia, tiene il possesso della palla, sono ormai campioni del mondo e si vogliono godere fino in fondo questa soddisfazione. Fallo di Brian Williams che si dimostra poco sportivo rifilando prima una gomitata a Tony Kukoc e poi un'altra a Georgievic. Viene a fare da paciere Simons, soddisfazione legittima sulla panchina jugoslava. 1-1 per Pavicevic che chiede un fallo intenzionale. Il polacco Zik gli dice, beh, non infieriamo, dai, ormai la partita è finita, 85-74. Pavicevic infila il primo tiro libero, per cui ha un secondo tentativo a disposizione. Nessuno per il rimbalzo da parte jugoslava, non si preoccupano di recuperare la palla. 86-74, prova ancora da tre Smith che farebbe bene a smetterla. Il rimbalzo attacco di Ogmon che va a canestro. 86-76, Kukoc, il pallone proprio allo scadere per Pavicevic ed è il trionfo per la formazione jugoslava che conclude imbattuta questa terza edizione dei campionati del mondo juniores. 86-76, due vittorie contro gli Stati Uniti in due partite. Ovviamente non si può fare diversamente, non si può vincerne di più. Dimostrazione di superiorità di questa squadra jugoslava contro la squadra statunitense. Visi lunghi questa volta sì sulla panchina americana, il più sereno sembra ancora il coach Larry Brown. E dunque con questo chiudiamo anche da Bormio in Valtellina per la terza edizione dei campionati del mondo junior.